Salve, allora, inizio così questa intro non perché voglio parlare di questa cosa piuttosto seriamente e ci ho messo un po' per caricare questo video, più che altro per farlo. Andate su Facebook se volete sapere il perché. Ora non so di quando era il post, mi sembra del 14 mi pare. E se volete capire perché ci è voluto un po' per questo video, andate lì su Facebook, link in descrizione e capite. Comunque, titolo no clickbait. Addio Tarkov. Addio Tarkov perché mi sono un po' rotti i coglioni. Mi sono rotti i coglioni di questo gioco, ma non solo di Tarkov, ma di tutti gli altri giochi che hanno problemi. Troppo. Cioè, mi stresso troppo. Mi sono rotto i cazzo di giochi competitivi, quindi Fortnite, tipo Rainbow Six Siege, CS. Mi sono rotto tanto il cazzo anche di Tarkov perché in hype per il wipe, in hype. Sono arrivato e il gioco era lo stesso. Ti promettono i fix, ma non ci sono fix. Un gioco dove te devi sparare e devi essere protetto dalle protezioni che hai. Non funzionano le cose principali. Te spari, il colpo non viene registrato. La gente ti spara e vieni one shottato anche al chest. Anche se te hai la protezione di Gesù Cristo. A me una volta mi è capitato di essere shottato da un SKS con Fort e Tac-Tac, per dirne una. E quindi sì, mi sono davvero un po' rotto le palle, ma di tutto di Tarkov, della community italiana. Non voglio più far parte di questa community come giocatore, perché è davvero una community di merda. Cioè, c'è poco da dire, come ho detto in un vecchio post, se siamo il 1500 nella community italiana, 1300-1400 streamano, tutti vogliono essere qualcuno, tutti cercano solo ed esclusivamente la fama. Io non cerco questo, non voglio stare in una community del genere, in cui frega cazzi solo di chi lecca cu il culo, eccetera. E mi sono rotto anche il cazzo, del gioco. E mi butto su altri giochi che ho abbandonato per Tarkov. Mi sono ributtato su World of Warcraft. Ogni tanto faccio qualche live. E niente, non giocherò più a Tarkov. E spero che tutti si dimenticheranno di me nella community di Tarkov italiana. Se esistevo veramente, perché sembra che io non esista. E vabbè. Comunque, non è un rosic, non è bla bla bla, perché non me ne frega un cazzo. Se alla gente bene piace leccare il culo, bravi. E se vanno avanti bene, perché gli onesti non vanno da nessuna parte nella vita, ma in qualsiasi cosa. Ed è vero. E niente, quindi addio Tarkov. Non aspettatevi più dei miei video su Tarkov, magari di me personalmente che gioco. Infatti, avvierò una cosa. Cercherò di avviare una cosa che volevo fare tanto tanto tempo fa. E uscirà un video prossimamente di questa cosa, vedremo se andrà, perché questo canale è stato conosciuto come Tarkov. Ringrazio Tarkov, ma più che Tarkov, secondo me è stato Fraus. E penso che sia stato lui, cioè, sicuramente è stato lui. Poi vabbè, Tarkov, giocava a Tarkov, l'unico che lo portava, quindi Fraus il video, tutta la gente. E sono cresciuto, però io non credo grazie a me. I miei video di Tarkov non sono i video che fanno tutti, perché sono dei video più particolari, essendo una partita intera di 30 anche 40 minuti. E c'è a chi piace, c'è a chi non piace, però tutti quelli che fanno Tarkov su YouTube portano video montage e basta, io non li porto. Infatti vorrei iniziare con dei video montage, poi una cosa che vedrete nel prossimo video, che anche quello vediamo quando riuscirò a registrarlo. Magari lo registro subito dopo questo, almeno tac tac ho fatto. E niente, quindi addio Tarkov, io
giocherò a World of Warcraft. A chi interessa World of Warcraft, ogni tanto mi venga a seguire su Twitch, link in descrizione. Lo streamo quando mi va, quindi dovete attivare la notifica perché non ho degli orari, delle cose. Dico, boh, mi va di streamare, inizio a streamare per 1, 2, 3 orette, quanto mi va e quanto riesco. Soprattutto anche per il motivo che vi dico di andare a leggere su Facebook perché è una cosa molto seria. E niente. Ne sicuramente porterò altri giochi, cioè non esiste solo Tarkov, anche perché non se lo incula più nessuno nel mio canale. Quando avevo 600 iscritti faceva da 1500 a 2000 views a video, adesso ne faccio 300, 400, massimo 500. Quindi, da una parte è bene perché io dicevo, quando è che la gente si stanca di Tarkov sul mio canale, così posso portare meglio altro e posso concentrarmi più su altro invece che solo su Tarkov. È arrivato il momento. Dead Matter me l'hanno posticipato. Non posso. Cioè, oggi per me è il 14 di novembre. Oggi doveva uscire Dead Matter, ci doveva essere una live. Però hanno posticipato Dead Matter. Forse mi sembra il 14 dicembre per noi partner. E forse. No, forse per i partner a fine dicembre, inizio gennaio. Quindi c'è da aspettare ancora un bel po'. Però a febbraio esce Metro. Quindi quello assolutamente lo porterò. Vedrò se a video o se a live. Sicuramente mi converrebbe più a video che a live. E niente. Un video un po' lungo di quanto. Di quanto c'è. Ah, ok. Da 6 a solo 6 minuti. Ok, mi sembrava di più. Niente, il titolo dice già tutto quello che voglio dire, però volevo chiarirlo bene e spero che non arrivi sotto la gente a dire altre cose. Non eri più quello di prima. Non sei più lo stesso giocatore di prima. Ma Tarkov è cresciuto. Te sei stato il primo, non puoi. Spero non arrivi questa gente. Spero ci siano le vere persone che seguono me e non seguivano Tarkov da me. Spero che ci siano quelle che seguiranno me. E niente, voglio iniziare a portare quello che mi piace veramente. Perché Tarkov lo portavo un po' perché volevano gli iscritti. Ti piglia troppo, ti piglia troppo. Io ho provato a parlare con gli emissari. Se è possibile avere un press account. Adesso non esistono più i press account, ma ti danno dei codici per ricevere delle cose. Mi dissero che la Battle State non aiutava gli youtuber, gli streamer, non gli preferiva. Invece è così. Mi dovevano far sapere quali erano i requisiti. Vediamo quali sono i requisiti. Non ho avuto risposta da nessuno. Niente, io non so. Non smetterò mai di dirlo che la comunità italiana è una merda. Perché non esiste una community. Fa schifo come community. E ognuno pensa soltanto al suo. Io ho aiutato tanta gente. Me ne sono pentito. E quindi niente, ho detto la mia. Addio Tarkov, lo riprenderò una volta che sarà veramente Tarkov, perché Tarkov, come disse una volta, sarà Tarkov una volta completato il gioco al 100%, se saranno 3, 4, 5, tra 6 anni, lo riprenderò tra quegli anni. Se non continuerò più YouTube e mi ricorderò di Tarkov, lo farò per i cazzi miei, però. Alla fine Tarkov va giocato solo una volta finito, perché tanto è inutile giocarlo con questi problemi. E quando la gente mi chiede su Facebook se vale la pena comprarlo adesso, io dico sì, se hai tanta pazienza. Io l'ho finita per tutti i giochi, e infatti gioco a qualcosa di più chill. E niente, io ho detto quello che dovevo dire, spero si veda bene, perché ho dovuto ricambiare le impostazioni di registrazione. Quindi spero si veda e si senta bene. E ogni tanto guardo ovunque perché non sono abituato a guardare la webcam. Quindi niente, noi ci vediamo in un prossimo video dove vi dirò un piccolo progetto che volevo portare diversi mesi fa. E ed è arrivato il momento di portarlo. Spero vi piaccia, spero partecipiate in tanti perché secondo me è una cosa bella. Poi se non partecipa nessuno, chi se ne frega. Meno gioco ai cancri sul mio canale. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!